Scambiati per ladri e uccisi, camionista in stato di fermo. Le vittime avevano 26 e 27 anni. A sparare un camionista proprietario di una villetta in una zona isolata che in passato aveva subito furti in casa. In stato di fermo, accusato di duplice omicidio. A 696 TV la testimonianza di una vicina. Covid, monito di De Luca, evitiamo nuove chiusure. La quinta ondata è alle porte, avverte il governatore che invita i cittadini campani a vaccinarsi. Prepariamoci alla terza dose, conferma il presidente della regione. Intanto, 5 vittime del virus nelle ultime 24 ore. Salerno, coppe appalti, in comune arriva la polizia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta della procura, blitz della mobile che ha sequestrato documenti negli uffici del municipio. Intanto il riesame respinge l'istanza e conferma i domiciliari per il consigliere regionale Nino Savastano. Sannio, anche gli studenti contestano la provincia. A Benevento gli alunni degli istituti superiori in presidio alla Rocca dei Rettori. Palestre, spazi professionali off limits, la rabbia degli alunni senza spiegazioni, ci viene impedito l'uso dei locali e la provincia finisce sotto accusa. Whirlpool e sciopero, Napoli non è sola, l'avvertenza dei lavoratori di Viargine è diventata nazionale, l'adesione allo sciopero è stata del 100%, fermi tutti gli stabilimenti, gli operai napoletani sono andati in pullman a Varese per manifestare con i loro colleghi. Avellino, addio a Bellizzi, medico galantuomo, in centinaia nella chiesa di San Ciro hanno voluto rendere omaggio al primario del Frangipane, improvvisamente scomparso. Il dolore degli amici, il sindaco di Ariano annuncia, gli dedicheremo il nostro ospedale. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura, l'omicidio di Ercolano, in stato di fermo un camionista 53enne che ha ucciso davanti alla sua villetta nella notte due studenti universitari di Portici. Ai carabinieri ha detto di averli scambiati per ladri. Sentiamo Sara Botte. È in stato di fermo il camionista 53enne Vincenzo Palumbo, accusato di aver ucciso nei pressi della sua villetta al civico 27 di via Marsiglia Ercolano Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, rispettivamente di 27 e 26 anni. I due studenti universitari, entrambi di Portici, sono stati freddati da 6 colpi di pistola esplosi nella notte. Palumbo, vedendoli in auto davanti alla casa in cui vive con moglie e figlia, li ha scambiati per ladri. Questo ha detto ai carabinieri quando li ha chiamati. L'uomo aveva subito il furto di un'auto a settembre. I due giovani, centrati alla testa dai proiettili e morti sul colpo, erano di ritorno da una partita di calcetto. Si erano fermati in auto a parlare. Sconvolti i vicini del camionista, che parlano di una famiglia tranquilla. Persone tranquillissime, anzi qua comunque ognuno si fa i fatti propri, nel senso buongiorno, buonasera, persone tranquille. Poi in tanti anni non sono mai successe queste vicende, almeno qua sopra. Poi è successa questa cosa qua, una cosa inspiegabile, non riusciamo a capire. Una famiglia? Sì, però brave persone davvero. La nostra città è sconvolta, una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità. Questo è il momento del silenzio, così il primo cittadino di Ercolano, Ciro Bonaiuto, che conclude: gli inquirenti stanno accertando l'esatta dinamica dell'accaduto. Il mio pensiero come sindaco e come padre è per le famiglie colpite da questa immane tragedia. Il Covid ora in aumento, i contagi in Campania, ma fortunatamente non sono preoccupanti le ospedalizzazioni. Il governatore De Luca lancia un appello, specie in questa fase l'attenzione deve rimanere alta. La metà delle persone contagiate sono senza vaccino. Vediamo. In Campania abbiamo una situazione che comincia a essere preoccupante. Il dato di oggi vede 654 positivi con un tasso di positività del 5,23%. Ormai da due settimane stiamo registrando una tendenza all'aumento di positivi. Al momento non ci sono ospedali congestionati e non c'è un livello elevato di terapie intensive occupate. Ma proprio perché abbiamo ancora una situazione sotto controllo, dobbiamo fare in modo di non entrare in situazioni di grave emergenza. Lo ha detto il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. A 650 positivi sono un dato che deve preoccupare. Ricorderete, lo abbiamo detto la scorsa settimana, che stiamo registrando ormai da due settimane una tendenza all'aumento dei positivi. Perché questo dato deve farci riflettere? Perché la metà di questi 654 sono persone non vaccinate e quelli che vanno a finire in ospedale o in terapia intensiva sono quasi al 100% persone non vaccinate. De Luca poi si sofferma anche sui rientri in aeroporto dai paesi con un alto tasso di positività.
è stata fermata a Capodichino all'aeroporto tutta una famiglia inglese con bambini positivi. Abbiamo fatto i controlli, abbiamo verificato che era positiva tutta la famiglia che è attualmente ospitata nel Covid Center dell'ospedale del Mare. Tragedia nel parco della Reggia di Caserta. Un operaio di 49 anni di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo mentre era impegnato in attività di manutenzione all'interno del parco. Sul posto i sanitari del 118, ma i tentativi di salvarlo sono risultati vani. I carabinieri indagano sull'accaduto. Blitz della squadra mobile al comune di Salerno. Gli agenti hanno portato via documenti e carte relative all'inchiesta della procura sugli appalti alle cooperative. Intanto resta ai domiciliari il consigliere regionale Savastano Lanzilli. Nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura di Salerno sui presunti appalti truccati per la manutenzione in cambio di voti. Poco dopo le 9.30, infatti, la squadra mobile si è presentata al comune. Gli agenti, stando a quanto risulta, avrebbero acquisito e sequestrato carte e documenti negli uffici di Palazzo di Città. Il blitz è durato circa mezz'ora. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulla vicenda, ma la sensazione è che si tratti di un ulteriore step nell'indagine della Procura sugli affidamenti alle cooperative. E intanto doccia fredda per il consigliere regionale Nino Savastano. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato difensore Cecchino Cacciatore. L'ex assessore alle politiche sociali resta dunque agli arresti domiciliari. Le motivazioni della decisione dei giudici saranno rese note entro 45 giorni. Misura che nelle ore precedenti invece era stata revocata per Luca Caselli. Il dirigente del comune di Salerno, che nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha consegnato ai giudici una memoria difensiva, respingendo le accuse e ribadendo di non aver mai subito pressioni politiche per le proroghe alle cooperative. Caselli è tornato in libertà, ma gli è stata applicata la misura interdittiva di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio e dunque non potrà tornare in servizio al comune di Salerno. Cade a terra dopo uno scippo battendo la testa sul marciapiede poche ore dopo a un malore che la uccide. Morta così Anna Malangone, professoressa di educazione fisica di 80 anni in pensione, nota anche per essere stata la vedova del velista Beppe Panada, scomparso a sua volta durante una traversata in mare a metà degli anni 80. La donna era molto conosciuta nel quartiere di Posillipo dove viveva, anche perché titolare storica della palestra Shangri-La in via Boccaccio. L'aggressore è stato identificato dalla polizia e si trova ora in arresto, in attesa dell'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Palestra e spazi professionali off limits protestano gli studenti sanniti in presidio sotto la sede della provincia competente per gli istituti secondari. Vediamo. Fondi, risorse e finanziamenti per l'ammodernamento degli istituti scolastici che restano sbandierati quando possibile. Eppure sono numerose le scuole di Benevento in cui resta negato ad un mese dalla ripartenza l'utilizzo della palestra e dei laboratori professionali. Un deficit contro il quale gli studenti sanniti hanno deciso di protestare con un presidio sotto la Rocca dei Rettori, sede della provincia a cui è attribuita la competenza per gli istituti secondari. Da quando è iniziata la scuola non ci viene permesso di utilizzare gli spazi che ci spettano per quanto riguarda lo svolgimento delle attività fisiche. E nonostante appunto il nostro preside abbia più volte sollecitato la provincia, non ha ancora ricevuto risposta. Una problematica condivisa purtroppo anche dal Rampone e Polo, gli altri due rami dell'Istituto Professionale e Tecnologico di Piazza Risorgimento. Non solo, gli studenti riferiscono che si trovano ad affrontare un identico nodo anche ai colleghi del liceo Guacci. La palestra è un diritto che ci spetta, a quanto pare non possiamo fare niente per adesso. L'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere, spiegano, è la promessa di un appuntamento ancora da fissare. Se non arriverà in tempo ragionevole, non escludiamo altre mobilitazioni. È forse ancora più precaria invece la situazione che si trovano ad affrontare gli studenti che frequentano l'IPSAR Le Streghe di Benevento. Noi siamo una scuola professionale e anche noi abbiamo il problema della palestra, in più abbiamo il problema che non ci fanno ancora accedere alla sala e alla cucina. Dovrebbero essere le priorità, essendo una scuola professionale. Siccome noi abbiamo anche l'esame quest'anno, forse non ci faranno nemmeno fare l'esame pratico. Alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 61esimo compleanno, anche Amazon celebra Diego Maradona con una serie di 10 episodi. Per il lancio dell'evento presentata una installazione in suo onore a Piazza Garibaldi. Vediamo.
Domani avrebbe compiuto 61 anni, ma per tutti resta il Pibe d'Oro. Ora lo celebra anche Amazon con la serie Maradona Sogno Benedetto, in visione su Prime Video in 240 paesi. Per il lancio dell'evento presentata a Napoli, un'installazione artistica allestita nella galleria commerciale di Piazza Garibaldi. 11 sagome azzurre e un numero 10 gigante in un campo da calcio. La serie offrirà 10 episodi, alcuni girati a Napoli, sulla storia del dio del calcio, scomparso il 25 novembre di un anno fa. Selfie ed emozioni a Piazza Garibaldi per l'installazione, un omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi, vincitore della Coppa del Mondo nell'86 e con il Napoli due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Le sagome del Pibe d'Oro resteranno in esposizione fino al 9 novembre. Anche diciamo il non addetto ai lavori, che effettivamente come dire, non se ne intende di calcio, non ha nulla a che fare col calcio, però la parola Maradona subito gli si aprono gli occhi e subito lo associano a un grande calciatore, una persona che è allo stadio, nello ha fatto veramente godere la gente, uno spettacolo. Nel sociale mi dicono che ha fatto molte cose buone, quindi siamo tutti felici che venga proposto anche sullo schermo, soprattutto per la grande massa di appassionati che c'ha questo Maradona. L'aspetto che io preferisco è proprio l'aspetto umano, che non ha mai dimenticato le sue origini e quindi ha fatto di tutto perché la gente come lui stesse meglio, insomma, nella vita. L'avvertenza Whirlpool è arrivata allo stabilimento di Varese, dove dipendenti e colleghi provenienti dallo stabilimento di Napoli si sono trovati davanti all'ingresso per dire ancora una volta no ai licenziamenti annunciati in Campania. Vediamo. Da un lato l'attesa per la sentenza del Tribunale di Napoli, dall'altra l'angoscia per le lettere di licenziamento che potrebbero arrivare in qualsiasi momento a partire da domani e sullo sfondo i dubbi sul progetto di reindustrializzazione del sito di Via Argine che resta ancora avvolto nel mistero. L'avvertenza Whirlpool è arrivata davanti alla sede aziendale di Cassinetta. I dipendenti varesini, i colleghi provenienti dallo stabilimento di Napoli e dagli altri siti produttivi italiani si sono trovati davanti all'ingresso per dire ancora una volta no ai licenziamenti annunciati in Campania. Al loro fianco i segretari nazionali di FIM, FIOM, WILM con Barbara Tibaldi. Il 15 di dicembre ci verrà illustrato un piano industriale ed è nel merito, come sappiamo fare noi, sapendo che produzioni si fanno, con quante persone, che diremo se c'è sufficiente concretezza e stabilità in quel progetto. Presente anche il segretario FIOM CGL Napoli, Rosario Rappa. I lavoratori sono dipendenti di Whirlpool e noi riteniamo che se non c'è un processo di reindustrializzazione in grado di garantire la condizione attuale dei lavoratori, per noi rimane Whirlpool il soggetto che deve riaprire lo stabilimento di Napoli. Immatricolavano le auto provenienti dai paesi comunitari con documentazione falsa presentata a nome dei clienti per evadere l'IVA. Coinvolte nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Salerno, 14 società e 21 amministratori accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica in atto pubblico e induzione in errore di pubblico ufficiale, sequestrati beni per 900.000 euro. Le fiamme gialle su delega delle procure di Salerno e Nola hanno eseguito i decreti di sequestro preventivo nei confronti di due società e 9 imprenditori indagati per evasione fiscale. Ad Avellino dolore e sconcerto per la morte improvvisa del dottor Gennaro Bellizzi. Oggi nella chiesa di San Ciro c'erano centinaia di persone, amici, parenti e tante istituzioni. Paola Iandolo. In centinaia hanno voluto dare un ultimo saluto al dottore Gennaro Bellizzi, medico, cardiologo, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Bellizzi è morto improvvisamente all'età di 62 anni e la sua morte ha lasciato tutti sgomenti. In chiesa c'erano tutti, amici, parenti e tante istituzioni. Un uomo stimato e ben voluto, in prima fila i figli, la moglie, il fratello Mario, comandante dei vigili del fuoco. A celebrare il rito funebre il parroco della chiesa di San Ciro, don Luciano Gubito, insieme a Don Carmine della Chiesa dei Martiri di Ariano Irpino, amico fraterno di Gennaro. Il messaggio di Gennaro è quello di Gesù Cristo. La vita ha senso se è una vita donata. E lui ha donato la sua vita, la famiglia, gli amici. Presente in chiesa anche il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, che con la voce rotta dall'emozione ha annunciato di voler proporre l'intitolazione dell'ospedale proprio al dottore Gennaro. Ma non solo della cardiologia, credo l'ospedale.
dovrà essere dedicato a Gennaro Bellizzi per il grande impegno, per lo sforzo che ha profuso per il nostro ospedale. Si è battuto perché insomma, ecco, il nostro ospedale fosse un punto di eccellenza, e per la cardiologia c'era riuscito. E poi erano presenti tanti amici, il consigliere comunale Amalio Santoro e il suo collega Pino Rosato ed anche il dottore Carlo Iannace. Era una persona che comunque sapeva stare al suo posto ed era il suo posto era in mezzo alle persone umili. Io credo che Avellino abbia poche persone del livello culturale e soprattutto umano di Gennaro Bellizzi. Amava questa città come fosse casa sua. Più telecamere sul raccordo Salerno-Avellino per contrastare l'abbandono di rifiuti nelle piazzole di sosta. A chiederlo anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Sentiamo Filippo Notari. Più telecamere sul raccordo Salerno-Avellino per fronteggiare il fenomeno degli sversamenti di rifiuti sulle piazzole di sosta dell'autostrada. A chiederlo il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, che nella scorsa settimana ha incontrato il nuovo dirigente dell'ANAS proprio per discutere delle problematiche del raccordo. Questo logicamente comporta non solo, diciamo, la caratterizzazione dei rifiuti, ma quindi con un costo elevato anche per ANAS, che diventa in un certo qual modo il proprietario del rifiuto, ma anche lo smaltimento diventa complicato, quindi il sistema di videosorveglianza potrebbe andare a scoraggiare, ma soprattutto ad individuare i responsabili attraverso anche sistemi di videosorveglianza con lettura targa di coloro che effettuano questo grande atto di inciviltà anche sugli attraversamenti autostradali. Oltre al fenomeno degli sversamenti, il primo cittadino di Pellezzano ha ribadito la necessità di mettere in campo nuovi interventi per aumentare la sicurezza dell'arteria. Noi avevamo chiesto che nell'ambito di questi interventi fossero installati una volta e per tutta nel tratto di Cologna i pannelli fonoassorbenti, dove si sono verificati anche degli incidenti mortali, e avevamo richiesto su questo, per quanto riguarda sempre gli interventi dell'ANAS, la messa in sicurezza e la pulizia delle piazzole. Prima della galleria di Cologna c'è una piazzola che è molto sensibile, che va verso l'Agro Nocerino Sarnese e verso il Napoletano, che viene molte volte presa di mira soprattutto per i furti all'interno della frazione di Cologna. Benevento, ora il comportamento di Clemente Mastella mi ha dato la spinta per occuparmi della politica cittadina. Così il senatore Pasquale Viespoli, oggi a capo di Mezzogiorno Nazionale, risponde alle stoccate del primo cittadino sia durante che dopo la campagna elettorale. Fallarino. 12 sono i consiglieri di opposizione? Bene, da oggi contatene 14, due in più. Con queste parole oggi a Benevento si è conclusa la conferenza stampa post voto indetta dal senatore Pasquale Viespoli e dall'ex sindaco Sandro D'Alessandro, entrambi finiti nel mirino di Clemente Mastella sia durante la campagna elettorale che dopo, specialmente quando gli esponenti del centrodestra avevano lasciato intendere di voler votare il candidato sindaco Perifano al ballottaggio. Pasquale Viespoli non usa mezzi termini per condannare le espressioni utilizzate da Mastella a pochi minuti dalla sua vittoria. Perché c'è una dignità nella sconfitta e c'è il rischio di una volgarità nella vittoria, cosa che puntualmente è accaduta, e cioè il fatto di indicare gli avversari, di invitare addirittura la platea all'applauso, diciamo, no? Una sorta di pubblico disprezzo nei confronti di chi aveva avuto l'ardire di avere una posizione alternativa, una posizione diversa. Diciamo. Di qui l'annuncio dell'esponente di Mezzogiorno Nazionale. Vorrà dire che, come dire, Mastella mi ha dato una motivazione in più per occuparmi della vicenda politica cittadina, per cui insomma nella prospettiva cercherò di organizzare un po' di netturbini, perché la città ha bisogno di pulizia ancora più oggi rispetto. Non da meno l'ex sindaco Sandro D'Alessandro. Io mi aspettavo le dimissioni dei responsabili provinciali dei Fratelli d'Italia per un commissariamento, e poi chi vuol dare una mano si deve rimboccare le maniche per ricominciare a fare la politica come l'abbiamo sempre fatta. Nell'ex mercatone di Avellino in arrivo gli uffici comunali e l'asilo nido. Entra nel vivo la seconda fase del project financing. Tra commercianti e residenti c'è chi parla di una svolta e chi invece resta scettico sulla bontà del progetto. Vediamo. A quasi un anno dall'apertura del supermercato Sole 365, il centro Vivendi è chiamato a decollare definitivamente per rilanciare l'ex mercatone e la zona della Ferriera. Almeno queste sono le intenzioni dell'amministrazione comunale, che ha approvato in giunta gli indirizzi per l'utilizzo di una parte della struttura, circa 750 metri quadri. Sul versante di via San Leonardo 7 stanze ospiteranno uffici comunali. Sull'altro lato ci sono i vani destinati all'asilo comunale. In arrivo anche un laboratorio di analisi, un progetto che prevede anche altri negozi per dare un respiro finalmente a
ampio al gigante malato di Avellino. È un po' troppo tempo che è in queste condizioni. E per quanto riguarda l'asilo nido, un po' mi dispiace perché ho la bimba che proprio quest'anno ha superato l'età del nido e mi avrebbe fatto molto piacere. Quindi speriamo bene, sarebbe veramente un'ottima chance per la città. Col tempo era stata un po' abbandonata, poi si è riattivata. Fa piacere. L'asilo dice che è quasi pronto, gli uffici altrettanto, quindi si spera che ci avviamo. Già sta funzionando abbastanza bene, sia con i parcheggi sopra e sotto, sia col supermercato, e che venga altri magazzini. Questo già era tanto tempo fa, prima del terremoto, un punto commerciale molto forte. Ma tra commercianti e residenti della zona c'è anche chi resta scettico sull'effettiva bontà del progetto. Il Mercadone non è che è una struttura che ha portato sempre bontà a noi commercianti ad Avellino. Il problema è che Avellino non offre quello che dovrebbe offrire una città di provincia. Tenendo presente che il tunnel non è stato mai completato, sembra che sempre che si opera nel deserto, quindi questo è il mio rammarico. Però, voglio dire, se ci stanno questi progetti, vengano. Procede l'inchiesta sulla morte del 28enne precipitato mentre era a lavoro in un cantiere a Benevento. Il sostituto procuratore ha disposto una consulenza tecnica sul mezzo da cui è caduto il giovane. Vediamo. Una consulenza tecnica sul mezzo dal quale lo scorso 8 ottobre è precipitato, perdendo la vita a distanza di 24 ore, Alessandro Onofrio, 28 anni, di Faicchio. L'ha affidata ad un ingegnere, il sostituto procuratore Flavia Felaco, che dirige l'inchiesta per fare luce sul drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Benevento, lungo il viale Atlantici, dove l'uomo stava lavorando per conto di una ditta di Castelvenere, al ripristino dei cordoli di alcuni balconi e della zoccolatura al terzo piano di un palazzo. Il ragazzo, al pari di un collega di 37 anni di San Lorenzello, era caduto dal cestello che si era ribaltato. Attenzione puntata dunque sul braccio sollevatore della piattaforma mobile che si era spezzato facendo precipitare nel vuoto per 7 metri i due malcapitati. Entrambi erano quindi stati trasportati all'ospedale San Pio e giudicati in prognosi riservata più gravi le condizioni di Alessandro, il cui cuore aveva poi smesso di battere per sempre nel giorno in cui era atteso dalla promessa di matrimonio alla sua fidanzata. Istituire anche a Salerno un centro operativo della direzione regionale per poter gestire meglio i siti archeologici è l'appello che ha lanciato il coordinatore nazionale della CISL FP Beni Culturali, Giuseppe Nolè. Sentiamo notare. Istituire a Salerno una sede distaccata della Direzione Regionale Musei per consentire una gestione migliore dei siti che non rientrano più sotto la competenza della soprintendenza, a rivolgere l'appello al Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini e direttamente il Coordinatore Nazionale della CISL FP Beni Culturali Giuseppe Nolè. Con l'ultimo decreto infatti la soprintendenza di Salerno non potrà gestire più la Villa Romana di Minori ed il Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, che sono stati infatti affidati alla Direzione Regionale Musei della Campania. Chiederemo al ministro Franceschini di istituire presso appunto la città di Salerno una sede distaccata operativa della Direzione Regionale Musei della Campania, proprio perché qui si possano gestire più da vicino queste realtà che sono molto importanti per il territorio salernitano. Secondo Nolè infatti è necessario gestire i siti sul territorio in modo da evitare le problematiche che stanno già interessando altri siti archeologici. Mancano le risorse non solo per le spese ordinarie ma soprattutto per gli interventi di manutenzione e di restauro che sono importanti costantemente in questi nostri luoghi della cultura. Ma soprattutto voi capite bene che la distanza fisica per chi deve seguire dei cantieri è molto importante. A margine della conferenza la CISL FP ha voluto omaggiare con una targa Franco Aguzzi, lavoratore che ha raggiunto il traguardo della pensione dopo essere stato impegnato per anni nel settore dei beni culturali salernitani. Ed è tutto per stasera, grazie regia ad Enrico Coppola, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata, arrivederci.